Salve a tutti ragazzi, per una volta bentornati sul canale di Leon Trip. Oggi siamo qui ancora di nuovo ancora una volta con This War of Mine per andare avanti con la nostra avventura tra la guerra e Pogoren e quant'altro. Qua trasmettiamo questo messaggio che ci ha mandato Esma, le informazioni che ha trovato. E poi ragazzi, mi ha detto che c'è qualcuno alla porta, però con questa velocità non so se riusciamo. Deve anche andare a mangiare, è molto stanca. C'è solo lei, poraccia, deve far tutto. Per andare a mangiare. Andiamo a parlare? No. Parliamo? E parliamo! Vorrei che dicessi una cosa a Malik. E perché non gli occhi di tu? Ah, giusto, perché lui è al piano di sopra, quindi non può scendere. Però a me... Che produco? Non puoi mangiarlo. Farà meglio a fare attenzione a ciò che dice radio. Per incassare l'esercito è tutt'altro che raccomandabile. Pensaci bene, non vorrei trovarti uno squadrone della morte alla porta, vero? Non saprei. In realtà no. Scusa, puoi migliorare sta cucina? No, non puoi farlo. Bene, cuoci. Produci. Adesso lei deve dormire, chissà quanto dormirà. Ovviamente qua taglierò. I militari stanno mostrando sempre più crudeltà verso i civili. Scommetto che nessuno tra gli ostaggi tenuti in piazza ha davvero a che fare con quei ribelli. Va bene. Lei invece ci dice che... Speriamo che i ribelli abbiano sentito la nostra comunicazione e abbiano liberato quelle povere persone. Com'è possibile che le forze del governo torturino dei cittadini? Sono le 12 e noi ancora siamo stanchi. Abbiamo molta fame. Credo che riusciremo a svegliarci in tempo. Però se riusciamo a portarci in status riposato... Ok. Qua in realtà prima di migliorare questo, ragazzi, io vorrei migliorare le altre cose, quindi no, non lo faccio. Vado qui, termino il giorno e andiamo la notte. Niente, è ancora stanca. Allora, la piazza centrale ho visitato, nuovo circolo musicale, non limitata quando... Ok. Le rovine dell'albergo più lussuoso di Pogoren ospitano ancora il maggior circolo musicale del seminterrato. Rimane ben poco del suo splendore antecedente alla guerra, ma la gente viene qui per incontrare spiriti affini e passare qualche momento senza pensare alla guerra. Al parco, invece, il parco è considerato relativamente sicuro. Non ci sono edifici attigui. No, questo qua lo abbiamo appena fatto. Quindi ci sono questi due. Ok. I negozi di giocattoli più grosso della città era il limite dei bambini che supplicavano i propri genitori di comprargli bambole, giocattoli, caramelle. Ora invece delle rovine si percepiscono soltanto il vuoto. Va bene. Proviamo ad andare al circolo, vediamo se c'è qualcosa qui. Parti, eh. Parti, materiali, parti, parti. Non abbiamo niente, non abbiamo niente. Questa fantasma bisogna segarla, va bene, niente. Va bene. Ah, qua c'è un mucchio di roba, però. Se vorrei tornare alla piazza centrale, in realtà, piuttosto che andare al negozio di giocattoli, perché c'era... Vado qua. Vado qua, ho visto che non mi serve niente, quindi non mi porto niente. No, ma che cazzo fai? Ho detto che non mi porto niente. Sì, perché... C'è roba da rompere. Né da spalare, né da far niente. Avanti. C'era ancora... Cos'è questa cosa qua? L'abbiamo già vista? Dovrebbe che ci siano state vittime anche tra i ribelli. Almeno hanno salvato quelle persone. Quindi possiamo andare. Tranquilli, non c'è più nessuno. Yes. Apri.
Non c'è niente. Hanno sparato la guardia, si direbbe che tutto sia venuto rapidamente. La porta è stata sfondata per entrare, sono stati messi in salvo. Ok, qualcuno ha ascoltato la nostra trasmissione. Ok, vi fanno incazzare i soldati questi. Ragione. E i prossimi mi sa che se capita, ragazzi, li lascio crepare, sennò qua... Che ne so, abbiamo una radio, mettiamo della musica. Siamo lì a far incazzare i soldati, va. Probabilmente si saranno già incazzosi per conto loro. Qua però non può fare niente. No. È che la blocca dall'altro lato, io non so come arrivarci. Dall'altro lato, quindi. Vediamo tutto. Come ci arrivo dall'altro lato? Cacchio di... Andiamo. Può arrivare da qua. Vabbè, prendi tutto. Ah, sì. La miseria. Roba c'è qua? La chitarra rotta. Neanche riuscire ad aggiustarla sta roba, ma... Componenti. Sì, qua ci si può venire spesso per prendere un po' di materiale in giro, eh. C'è solo legno. Potremmo anche farlo, eh. Me la prendo. Poi le possiamo lasciare giù, anche se sarebbero utilissimi, perché ci danno cibo in realtà. È una fonte di cibo quel coso. Qua le prendiamo. Poi scardiniamo sta porta. Ah, il termometro, eh. Oh, scatto, cavolo. Tutto vale. Vabbè. Tiriamo giù sta porta. E mo vediamo. Ma non c'è più niente però, eh. Abbiamo tempo di fare un altro giro con i materiali. Forse sì. Così. Lascia. Ok. Devo vedere se... Vabbè, poi ho visto che anche alle 4 così veramente andare. Vediamo sta roba. Così mettiamo tutto in un punto, ragazzi, come di solito. Ok. E ora rimane solo l'ultimo piano. Va bene. Andiamo qua. Ok. Forza, forza, forza. Non battiamo la fiacca qua, che sennò... Via. Qua c'è della ura. Qua. Qua dovremmo aver ripulito. L'ultimo piano invece no. Non se riusciamo a prendere tutto, più o meno. Però lì abbiamo detto che c'era solo legno, vediamo di portarci... di prenderlo per ultimo. Vai. E qua c'era solo legno in realtà. Allora forse era questo quello con...
Il legno, maledizione. Te la faccio fare un altro giro, ma vediamo. Esattamente questo si stacca. Andiamo a vedere qua prima. Sono le 3:10 e... ah, questo c'era. Vabbè, scusa, eh. Col bene del mondo, ma... una tavola te la lascio, scusa. Ok. Qua non c'è più niente, credo. Perché credo che adesso potremmo passare anche da sopra, volendo, no? Così provo. Allora, tac, 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 tac. Allora, ci prendiamo questo che mi serve per fare il cibo. Abbiamo detto che serve componenti. Vabbè, le parti di armi me le porto dietro. Almeno uno stack. Un po' di legno. E il termostato. Sì, il termostato. E poi basta, credo. Vabbè. Altro legno? Dite. Vabbè, altro legno, dai. Ok. Andiamo qua sopra. Non sono sicuro come arrivarci. Perché è chiusa qua? Vedi che ci arrivi? Ah, questo è morto. Ha la gola tagliata. Qualcuno deve averle colto di sopra alle spalle. Ora l'uscita, va. Corriamo l'uscita, ragazzi, così almeno portiamo a casa questi materiali. Adesso ce ne andiamo. E ci facciamo un altro giorno. Poi dopo il secondo giorno, ragazzi, si può anche tornare e prendere e andare via. C'è un tocco ai fuggi. Posso che andare dalle altre parti che non sappiamo cosa troviamo. Qua almeno è libero. Un po' di materiali ci stanno. Va bene. Niente, Malik non si sente bene. E vabbè. Vai a mangiare, va. Ha fame, malato, però è in recupero. Servirebbe fare una stufa, però... porcaccia la miseria, se qua... lavoro solo io. Sto lavorando solo io. Sto lavorando solo lei, povera donna. Tutto da sola. Ma cacchio. E un 2 non è per niente facile. Lo so che non ti dispiacerebbe prenderne un'altra porzione, ma qua saresti anche molto stanca. Però corri adesso, ok. E... devo fare la stufa, devo fare la stufa. Questo era pieno di vita, eh. Allora. Può fare una stufa? Sì, abbiamo tutto il necessario. Produci. La produciamo qua sopra. Possibile farla qua sopra? E niente. Vabbè, la facciamo qua. Io però qua non mi può... lui non mi può buttare su, è quello fatto. Non per le palle, se mi può... ok, qua la posso fare. Qua la posso fare, posiziona. Giusto? Sì, vai. No, scusa, visto che è già qua, la costruisce lui. Ok, allora. Poi, noi invece andiamo a farci... a parte poi andare a dormire. Una poltrona direi di no. Può ripararci la chitarra. Produci la chitarra. Ah, possiamo anche metterla da qualche parte, vedete. Si può mettere qua, si può mettere qua, si può mettere... si può mettere in un sacco di posti, tranne dove vogliamo noi. Ok. Dove ho messo la spazzola? Che ne so io dove ho messo la spazzola. Perfetto, andiamo a dormire. Dove è costruito qua? No. Poi è lento anche a costruire, è incredibile. No, vabbè, ma questo personaggio qua, ragazzi, è un delirio. Non è... si può.
La neve. Ok, dai. Butta su. Vai con la stufa, possiamo anche migliorarla. No, servono questi. Sono ste rotelle del cavolo per migliorarla. Eh no, se no era troppo bello, giusto? Va bene. Io ho capito che è malato, però... 2 gradi, eh. Oh, cacchio. Sei, sette, 8 gradi, 9 gradi. 10, 11, 12 gradi. Non so quanto sia. Bisognerebbe migliorare la stufa. Non c'è niente interessante. Lei come sta messa? È molto stanca e non so se ce la farà riprendersi del tutto. L'altro lui è sto cavolo di piano. E qui ci sono le medicine che sono al piano sotto. Quindi lui non può andarle a prendere. Deve andarci lei. E ho capito, è malato. Dobbiamo cucinare qualcosa, va, nel frattempo. Magari cuciniamo qualcosa per domani. Oddio, ok. Quanti cosciotti abbiamo? 3. Perfetto. 3. Ok, poi bisognerà fare una scelta, credo. Vai, va bene. Qua devo assolutamente aprire lì. Scusa, lui è astemio, ma se lo faccio bere, tipo. O si ubriaca subito? Muore. Ok, ora lei è stanca. Vabbè, basta. Che si è riposata completamente. Perfetto. Ah, ci è voluto tutto il giorno, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Ok, alla piazza centrale non abbiamo preso tutto, quindi andiamo a prendere. Preparo. E vado alla piazza centrale. Oh. Scusate. Siamo messi bene. Ok. Vai, vai, possiamo correre tranquillamente. Dobbiamo visto che non c'è nessuno. Bam. Guarda sta porta. Ok. Andiamo a prenderci tutti i nostri materiali che abbiamo lasciato qua. Allora, qua li abbiamo lasciati. No, ah no, erano laggiù. Qua che c'era? Ah, il legno, la tavola, vabbè. E ok. Qua non c'è mica più niente da prendere. Sto giù, eh. Ti puoi buttare, te? Volevo fare un tocco e fuggi, però meglio sempre controllare che non ci sia nient'altro. No, non c'è nient'altro, via. Prendiamo tutto. Ok. Non possiamo prendere tutto, però possiamo prendere, vabbè, la chitarra ci serve. Le parti di armi. Qua non ci sono le parti. Vabbè, prendiamoci sta roba. Ok, purtroppo questi 4 me li porto via. E purtroppo. Poi mi servirà, adesso è inverno, quindi assolutamente il legno. Il legno.
mondo. Ma non ci torno più per queste robe, non ne vale la pena. Ok, vai. Ok, corriamo l'uscita, per favore. E basta così. Adesso lei è riposata, dovrebbe stare a posto. Lui è malato, ho smesso di curarlo, ma... vabbè. Vedremo se... che male era gravemente, gli do gli antibiotici. Bene. Sessimo giorno. Vediamo cosa è successo. Ci salutiamo. A parte che quando ricarico la partita dovrebbe essere randomica, dovrebbe capitare una cosa diversa. Quindi vediamo. Sembra malato gravemente. Niente, mi tocca dargli gli antibiotici. Perfetto. Esma è andata a cercare le provviste. Ha portato qualcosa. Va bene, ragazzi. E infatti lui è gravemente malato. Gli servono queste. Per forza. Almeno queste lo aiuteranno. Per il momento io vi saluto qui. Vi do appuntamento alla prossima, ragazzi. Ricordatevi like, commenti, condivisioni al canale. Condividete questo video per supportarlo. E noi ci vediamo, come detto, la prossima volta. Leontrip è tutto. Ciao, ragazzi.